questa puntata. Neve, mobili e cammini. Gli aiuti della Regione Toscana. Geotermia, risorse dai contributi direttamente ai comuni. Corecom, via libera al programma di attività 2022. Torna la mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato. Nuovi aiuti dalla Regione Toscana per alcuni settori colpiti dalla crisi durante la pandemia. Il provvedimento riguarda gli operatori del settore neve, mobili e cammini. Si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve, dove si stanziano 800.000 euro, vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno a tutti i gestori, a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno, altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150.000 euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli affari esteri, con il sistema delle camere estere, con la Università di Architettura di Firenze, e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230.000 euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi, che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Oltre 1 milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato. 800.000 euro è uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile. Il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonsi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo, con un finanziamento straordinario di 150.000 euro e poi oltre 200.000 euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di 1 milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo più di altre zone il lockdown e la pandemia. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti. Ecco, questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno. Pensiamo che si possa fare ancora di più, ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla Regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi. Soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla Regione per alzare massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda, e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione.
Speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere alla Betone Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport 2022, perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopo pandemia più forte possibile. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile, quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto si è messo in campo dalla Regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte, diciamo, a questo stile normativo, ecco, occorreva a nostro avviso una maggiore organicità, anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Qui è mancata, diciamo, una certa organicità e questo ci sentiamo di censurarlo. La quota delle risorse dei contributi geotermici e destinata ai comuni sarà loro assegnata direttamente. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza con 34 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle. Viene stabilito inoltre che, ai fini dell'erogazione delle risorse, la Regione stipuli con i singoli comuni appositi accordi per definire modalità e tempi di trasferimento degli stessi contributi. Ma il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni, in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della Regione. Come sappiamo, la Regione ha investito in COSVIG, ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche. Abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale, poi dall'anno successivo, dal 2023, le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG, che le investirà sulla base dei progetti dei comuni. Bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio, perché la geotermia, bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella bassa entalpia, quella delle piccoli impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa. E questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia, perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è, presenta problematiche differenti. In alcuni casi è completamente innocuo anche dal punto di vista ambientale, in altri casi, come sull'amiata, abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Quindi prudenza, perché la geotermia è una grandissima risorsa, ma bisogna saperla sfruttare bene, deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata. Abbiamo votato un atto sulla geotermia molto importante, seppur un atto tecnico, perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio, e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità, perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto
quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante. Via libera al programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione per sostenere le azioni in materia di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura e per la creazione di un'app gratuita per accedere con più facilità ai servizi del Comitato. Abbiamo votato favorevolmente la proposta di risoluzione sul Corecom, così come avevamo fatto anche in commissione, dove avevo dato dei suggerimenti al Presidente e li aveva accolti favorevolmente. Abbiamo presentato per questo un ordine del giorno proprio per permettere ai toscani di conoscere il Corecom, perché la maggior parte non sanno che cos'è. Questo Corecom può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione e lo scorso anno addirittura ne ha risolte circa 10.000 e sono gratuite. Quindi è importante farlo conoscere e per questo ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il Corecom. Il Consiglio approva il programma delle attività 2022 del Corecom, che è un organismo poco conosciuto forse dai cittadini toscani, ma fondamentale per i loro bisogni in materia di informazione, di comunicazione, di telecomunicazioni. Il Corecom svolge una importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal Corecom negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più il Corecom svolge un'importantissima attività informativa, educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della quinta commissione è quello senz'altro del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del Corecom per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali, a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti che sono fondamentali, che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è ben in guardia sui pericoli che possono venirne. Dopo l'annullamento causa Covid del 2020, torna con la 50ª edizione la mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle colline di San Miniato, dedicata quest'anno al tema della donna. Tra le novità di quest'anno, i 7 spazi nel centro cittadino, dove poter gustare il tartufo e non solo, con eccellenze da tutta Italia. Ai fornelli, chef, donne che interpreteranno il Tartufo Bianco di San Miniato. È un modo anche per ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, tutti gli operatori, tutti i tartufai, perché svolgono un lavoro enorme, portano in giro per il mondo un'eccellenza dei nostri territori. Ma oltre a portare nel mondo l'eccellenza dei nostri territori, svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella difesa dell'ambiente. Non è un lavoro semplice il loro e credo che vadano sostenuti e ringraziati, perché davvero aiutano a farci vivere in un mondo migliore e poi ci permettono di gustare la prelibatezza più grande che viviamo nel nostro territorio. La Toscana è fatta di buon cibo, di vini buonissimi. Il tartufo è un simbolo che noi dobbiamo continuare a valorizzare e che porta nei nostri territori migliaia e migliaia di turisti, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. È una sfida bella quella che abbiamo di fronte e sapere che per 50 anni consecutivi sul nostro territorio si svolge questa mostra ci dà voglia di continuare a impegnarci.